Salve a todos ragazzi, sono sempre io il vostro X-Metagross 405 e benvenuti al quarto episodio della mia serie su Pokémon Soul Silver. Allora ragazzi, la domanda del giorno, qual è la domanda del giorno? È: qual è il vostro Pokémon leggendario preferito di tutte le generazioni, quindi dalla prima fino alla sesta? Sì, perché siccome siamo arrivati alla sesta gen con X e Y, anche se questo gioco è di quarta gen, ce la voglio mettere lo stesso perché sono uber pro tunze tunze power. No vabbè, antivirus, non rompermi il cazzo adesso che sto a registrare. E raga, cosa dobbiamo fare in questo video? Sostanzialmente continuare come ogni video, logicamente. Dobbiamo andare prima per le rovine d'alfa, non necessariamente però raga, è più figo. Le rovine d'alfa sono un posto bellissimo, altro posto bellissimo di Johto. Intanto il tizio qui ci dà l'MN06 spaccaroccia. Quindi raga, qui si trova spaccaroccia, per chi non lo ricordasse. Poi vabbè, questo qui ci fa tipo un mini tutorial su come utilizzarla. Grazie. E raga, stavamo dicendo, cosa dovevo dire? Ah sì, le rovine d'alfa ragazzi sono un posto bellissimo. Innanzitutto per la soundtrack, ve la lascio ascoltare 2-3 secondi. Mamma mia ragazzi, che roba, che roba. Qui ragazzi, non so se lo sapevate, ma penso di sì. Utilizzando spaccarocce su queste rocce qui, avete la possibilità di trovare fossili e anche cocci. Quindi è molto utile se volete un fossile di Aerodactyl, Kabuto, eccetera. No raga, le rovine alfa sono sempre da anni uno dei miei posti preferiti, perché sono davvero affascinanti. Poi c'è un sacco di storia riguardo gli Unknown. Unknown, no Unknown. Lol, forse si pronuncia Unknown. Non si sa la corretta pronuncia di appunto Unknown. Quindi boh, forse non ho sbagliato. Qui vabbè raga, poi magari ci sarà una parte extra sulle rovine d'alfa, perché sono abbastanza lunghe da esplorare con tutti i misteri, quindi di certo non lo faremo in questa parte. Qui ci sono dei tizi che non vi danno assolutamente nulla, però se catturate un Unknown, se non sbaglio, uno di questi tizi vi dà tipo dei bollini oppure non so cosa, comunque un qualcosa che riguarda appunto questi Pokémon. Questo qui è il percorso 32. E nulla ragazzi, siamo appunto sulla strada per continuare. E qui raga c'è un Marip che non metto in squadra. Perché? Perché io non sono mainstream come tutti quelli che fanno la guida a Soul Silver e Heart Gold. Già l'ho detto in dei video precedenti. Raga, non voglio mettermi Marip, non voglio mettermi Zubat, non voglio la squadra fottuta classica che si fanno tutti. Questo qui ci dà il Miracol Seme perché abbiamo vinto appunto la palestra, e sarebbe stato utile se avessimo avuto Chikorita. Quindi raga, voi giustamente vi starete chiedendo: ma Meta, allora quando Cristo catturi un Pokémon? Eh sì ragazzi, dovete attendere, attendete giusto altre due parti più o meno. Poi avremo il nostro secondo membro. Quindi raga, mi dispiace, ma ve l'ho detto, voglio farmi una squadra non mainstream, abbastanza originale. E di certo se volevo mettermi la squadra veloce, mi mettevo appunto Marip e Zubat, ma avevo già tre sesti della squadra. Quindi nulla. Se magari... magari Ekans, no raga, Arbok non mi piace più di tanto. Oddio, cioè nel senso Arbok è abbastanza figo, però non ho mai provato. Ma non credo sarà appunto questa volta che lo proverò. Ricordate di rispondere alla DDG, domanda del giorno, che ripeto è: qual è il vostro Pokémon leggendario preferito di tutte le generazioni? Il mio ragazzi, il mio ragazzi è Dialga. Cioè oddio, io non ne ho uno in preciso, però Dialga è tra i miei preferiti, direi dai primi tre. Poi vabbè raga, c'è Oho, che io amo alla follia, più di Lugia, anche se Lugia mi piace, però non chissà che. C'è Oho al primo posto assolutamente, assieme a Dialga. E poi un altro leggendario che mi garba bestia ragazzi è Giratina. Quindi sostanzialmente i leggendari della quarta gen mi fanno impazzire. Battiamo questa Picnic Girl che vi darà anche il suo numero. Intanto ragazzi, fuori parte mi chiamava ogni fottuto secondo Gennaro.
Maledetto Gennaro, il giorno in cui ti ho dato il mio numero di telefono. Non so se in questo percorso si trovino Nidoran o Nidorina. Cioè, Nidoran maschio e femmina, scusate, non Nidorina. Perché Nidoran maschio non me lo metto perché è un altro Pokémon che praticamente utilizzano tutti i Nidoking. Però magari Nidoqueen, un pensierino ce lo potrei fare. Però ho già in mente il tipo terra da utilizzare, ragazzi. E sarà un tipo terra che veramente non ho mai visto in nessuna guida. Vi dico soltanto che ha il doppio tipo, magari qualcuno indovina. Vi dico soltanto che nelle guide Soul Silver e Heart Gold, almeno quelle che ho visto io su YouTube, che ne sono veramente tante, nessuno l'ha mai usato. Quindi ragazzi, vediamo se indovinate. Se indovinate, ragazzi, vi faccio i biscotti. Meta vi fa i biscotti. I cookies. I Crookids, lol. Qui ragazzi si trova anche Wooper, che è un altro Pokémon, vabbè, lasciamo stare. Sì, lasciamo stare. Che è comunque un ottimo Pokémon, ve lo consiglio perché se certamente rispetto a Marip, Crobat e... Ok. Semitraia che non posso insegnare a Aquilava. Vabbè. Oh Pippo, ragazzi, se volete un Pokémon di tipo erba che fa cagare, oh Pippo è il vostro caso. Fa veramente al vostro caso perché Oppip è veramente un Pokémon di merda. Madonna, non ho repellenti? Aspettate. Che qua dovrò fare un sacco di tagli perché sti selvatici di merda mi stanno rompendo il cazzo. Oh, ne ho uno. Cioè, non è che non penso ci faccia assai con un solo repellente, però. E qui, raga, dobbiamo ancora battere tutti gli allenatori, vaffanculo. Eccolo qui Wooper, ragazzi. Che è un bellissimo sprite. Mi piace molto. Anche quello di Quagsire. Che poi tutti dicono che Quagsire è un Pokémon brutto. Ma come si fa a dire che è brutto Quagsire? Raga, è bellissimo. Forse perché tutti, cioè, dicono che è uno sprite semplice, un design semplice. Ma raga, è bellissimo proprio perché è semplice. Perché non ha un design complicato come alcuni Pokémon. Che tipo, che ne so. Per esempio, facciamo un esempio con un Pokémon di quinta, anche se la quinta per me è una bellissima generazione. Prendiamo per esempio un Pokémon ultra dettagliato come Klinklang o come si chiama. Cioè, mettetemi lui a uno come Quagsire. Come... Cioè, Quagsire è uno spettacolo. È un Pokémon bellissimo. Poi c'è quella faccia alla Slowbro. Cioè, dice tutto. Amaterasu è stato confuso, non è una bella cosa. Però attacchiamo lo stesso. Doccia scudo, che è una mossa che indebolisce la potenza delle mosse fuoco. Non ricordo di quanto precisamente. Se non sbaglio 1x5, 1,5. Cioè, forse la di mezza. Boh. Sostanzialmente sono mosse di merda che nessuno utilizza. Ok. Madonna, ma perché devo dare il mio numero a tutti? Ah, magari può essere utile perché se non sbaglio, non mi ricordo se anche in Soul Silver Heart Gold è così. No, Dio, dimmi che non ho sfidato quello con 6 Magikarp, ti prego. Cazzo, ne ha 4, che palle. Vabbè, raga, andiamo avanti. Finito l'effetto del repellente, vai, quindi dovremmo fare la grotta di mezzo senza repellenti. Poi questo qui, ragazzi, è il tizio che vi dà una buonissima coda Slowbro a un prezzo ottimo. Un prezzo ottimo. 1 milione di poche soldi. O poche cash, o poche gold, boh. Quindi veramente un ottimo prezzo. Poi a proposito di Poliwag, ragazzi. Se volete un Poliwag potete già ottenerlo perché parlando con il pescatore qui avrete subito il Poké Lamo Vecchio. Quindi, cioè, un po' ci sta questa cosa perché praticamente i creatori del gioco hanno introdotto Politoed nella seconda gen, visto che Poliwag già c'era nella prima, e appunto ti danno già Poliwag come un Pokémon che puoi già prendere da subito. E quindi già una bella cosa. Peccato che Politoed si evolva con la roccia di Rego lo scambio, però. Cioè, è bella sta cosa. Che puoi già avere un Pokémon che alla fine sai che si può evolvere in un Pokémon fighissimo che hanno aggiunto appunto per la seconda gen.
L'isola dell'acqua magica, però devo insegnare spaccaroccia Aquilava. Madonna, riga, che rabbia. No, non posso insegnare spaccaroccia Aquilava. Già, io devo insegnare una mossa brutta più avanti. Quindi, riga, io stoppo, catturo una merda e gli insegno spaccaroccia, mi sa. Semplicemente. Quindi, riga, vado a catturare la merda e insegno spaccaroccia e ci vediamo dopo. Riga. E che avventura sarebbe senza uno schiavo? Cioè, ditemela. E anche spaccaroccia, ottimo. Devo farlo prima, devo catturarlo prima. Perché, raga, un'avventura senza schiavo non è un'avventura. È il Pokémon probabilmente più decisivo dell'intera avventura. E lui deve esserci. Non era un'acqua magica, ragazzi, è uno strumento ancora più utile che la Conchinella, che in competitivo veniva utilizzata una volta. In una tattica davvero utile con Aaron, che praticamente era una tattica che dominava in quinta gen, almeno a livello competitivo, ragazzi. Era davvero una bellissima tattica che, appunto, se non gestita bene, questa tattica ti inculava di striscio l'intero team. E la Conchinella era appunto uno strumento essenziale per appunto la riuscita di questa cosa. Allora, ragazzi, adesso, perché io sono un coglione e non ho repellenti, siamo un po' nella merda. Ma veramente un po' nella merda. Trovo attacco X che praticamente me lo metto nel culo perché non serve a nulla. Gli attacchi, le difese, la velocità X, roba del genere, perché le hanno fatte? Cioè, che strumenti sono? Ci sono della prima gen, se non sbaglio. No, prima no. Seconda sì. Madonna, raga. E adesso? Non gli faccio nulla. Ah, ok, buono. Ci faccio un bel danno, dai. Sostanzialmente un bel danno. Lega tutto, no, però. Rafforzatore Metapod Style. Madonna, lega tutto, com'è fastidiosa, ragazzi, come mossa. È veramente fastidiosa. Però mi spiace portare Amaterasu a livello altissimo, perché alla fine ve l'ho detto, cioè, non posso avere altri membri perché quelli che appunto trovo prima della seconda palestra veramente non mi interessano, oppure sono Pokémon, come ho detto un'infinità di volte, mainstream. Ok, raga, lo batto il Mangiafuoco perché ha Koffing, se non sbaglio. Quindi non ha Pokémon di tipo roccia, quindi è molto più facile. E poi non batto più nessuno. Sì, ha Koffing, mi ricordavo bene. Bracere. Easy peasy. Ancora Koffing. Che è un wall fisico eccezionale. Weezing è un wall fisico della Madonna. In quinta gen sempre era il wall fisico più utilizzato. Poi vabbè, con X e Y e con la sesta gen, con Horas ha avuto praticamente un surclassamento da parte di Pokémon più forti come Ferrothorn, eccetera. Cioè, Ferrothorn era anche lui presentissimo in quinta gen, però bene o male, assieme a Weezing erano molto equilibrati tra di loro. Poi Ferrothorn è stato ancora di più preferito. Poi vabbè, a parte lui, ci sono stati Pokémon come Clefable, che con il tipo Fairy è diventato overused subito. Poi, che ne so, altri difensori fisici fortissimi sono per esempio Gliscor, oppure come si chiama? Non mi viene in mente. Donna, sti Geodude. Vabbè, raga, lasciamo stare. Non mi viene in mente. Madonna, com'è bello il rumore dell'acqua. Cioè, è tipo strarilassante. Non volevo batterlo, che palle. Voglio solo uscire da questa grotta maledetta. Scusa, Slowpoke. Ok. No, sbadiglio, no, raga. Sentite, io non voglio rompermi il cazzo perché conoscendo bene Aquilava dormirà tipo 40 turni. Quindi ammazza. Sei coglione che mi fai i predict. Mi fai i predict, ragazzi. C'è una mosca di merda che mi sta andando a finire in faccia. Per questo se sentite rumori del microfono è perché. Ma Madonna, ma questo è stronzo davvero, ragazzi. No, io non mi arrendo finché non fa un'altra mossa.
Ma ha fatto tre sbadigli consecutivi. No, raga, non ci credo. Questo è solo sbadiglio, allora. Cioè, perché non è possibile. Ha solo sbadiglio come mossa, sicuro. Cioè, non è possibile. Azione. Ma allora è stronzo forte, ma ha pure dictato tipo 4 volte. E mo fa ruggito. Prima ha fatto 4 volte sbadiglio, adesso fa ruggito sto stronzo. E dai, buttiamolo giù, raga, voglio arrivare ad Azalina, che è un'altra città bellissima. Solo perché c'è Franz che ti fa le Pokéball, ragazzi, le Pokéball di Yoto, madonna. Ne abbiamo già parlato in una parte, ma che roba sono? Schiavo livello 5, attenzione. Overlivellamento. Apriamo la Pokéball, che è una sveglia. Usciamo. Raga, adesso evitiamo gli allenatori. C'è l'allenatore. Ok, ottimo. Siamo arrivati ad Azalina, dove c'è subito il Team Rocket, una recluta, con un tizio che non so chi sia. Non so chi sia sto tizio. Si sente uno sdonk. Cioè, che cazzo è uno sdonk? Gli ha dato tipo un calcio? Sdonk. Lol. Curiamo qui lava e, rega, direi di staccare subito la parte. Abbiamo fatto abbastanza. Cioè, rega, nella prossima batteremo il capo palestra del Team Rocket. E nella prossima ancora andremo verso Fiordoropoli e cattureremo appunto il nostro secondo Pokémon. Quindi, sciala, ragazzi, state attivi. Stay tuned. Lasciate un bel like per supportare la serie. Iscrivetevi al canale se non siete appunto iscritti, se vi va ovviamente. E dal vostro X Metagross 405 è tutto. Ciao a tutti, ragazzi!